Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi commento il post partita di Juventus-Barcellona, quinta giornata di Champions League. Questi gironi faticosi, devo dire la verità. La partita forse più importante di questi gironi insieme all'andata persa. Arriva un pareggio, un 0-0, tra l'altro 0-0 risultato che non tutti si aspettavano in una partita del genere. È vero che però nella storia di Allegri e delle sue appunto partite contro il Barcellona ha sempre fatto dei risultati 1-1, 1-0, perso 1-0, vinto 1-0, 0-0. Quindi mi aspettavo da una parte anche un atteggiamento di questo genere. Devo dire che la reazione rispetto a quanto è successo contro la Sampdoria c'è stata. Sono molto contento per quello che è stato espresso di gruppo. Ci sono qualche cosa, c'è qualcosa da rimediare, nei singoli più che altro, perché oggi qualcosa che di solito va bene, oggi è andato storto, poi ve ne parlerò. Però 0-0 è importante per la difficoltà della partita, certo, i 3 punti erano fondamentali perché avrebbero praticamente permesso alla Juve di accedere alla fase successiva. Così non è perché abbiamo la partita contro l'Olympiacos, perché comunque lo Sporting ci sta appena dietro, però è vero anche lo Sporting ha l'ultima partita contro i catalani, quindi in teoria la speranza è che i catalani non facciano il biscottone. Detto questo, va bene così perché comunque non è che uno si aspetti per forza di vincere, l'obiettivo è sempre quello, però poi il Barcellona è in campo e non solo la Juventus. Sono contento per l'atteggiamento e per la reazione a quello successo a Genova. A Genova abbiamo avuto una partita che secondo me è stato un calo veramente emotivo, atteggiamento, caratteriale, quello che volete, dopo il 53esimo del gol, veramente, cioè così, veramente mi ha stupito veramente, e questa reazione in parte me l'aspettavo ed è arrivata un po' come avevo pensato inizialmente, perché abbiamo tante volte nel passato avuto dei cali così bruschi, con queste sconfitte che non ti spieghi tanto, dopo un periodo anche così così, e poi però ti rialzi con una partita in Champions League. Un anno era il Chelsea, cui abbiamo perso contro l'Inter, mi pare, ha vinto poi contro il Chelsea appunto, ma anche altre volte contro il Genoa, mi ricordo così, e poi abbiamo sempre reagito. Questo del Barcellona è molto più forte, chiaramente ci pareggi, ma va anche bene. L'atteggiamento è la cosa che mi premeva di più, perché poi l'atteggiamento, questo qua, può portare fiducia dei tuoi mezzi e quindi farmi bene anche in campionato. Ora abbiamo il Crotone, ma a breve avremo anche il Napoli, e quindi sono Inter e Napoli, sono partite veramente toste in campionato. Passiamo a oggi. Oggi formazione non inedita, ma una cosa già vista, però un po' modificata, un 3-4-2-1. Una specie di 3-4-2-1 perché in realtà poi in alcune situazioni di gioco Alessandro calava un po', Barzagli un po' più a destra come terzino, però l'impostazione iniziale era veramente 3-4-2-1, li ho visti veramente sezionati, no? Da difesa, centrocampo in poi. Mi è piaciuta quella scelta, molto buona, che non è un 3-5-2 magari, però un 3-4-2-1, quindi un equilibrio diverso, perché dopo appunto l'infortunio di Chiellini serviva molta solidità dietro e mettendo tre difensori la scelta è stata buona. Con due centrocampisti, che dire a Pjanic, che Pjanic ancora non benissimo, ma comunque ci stava, due esterni, Alexandre Cuadrado, mi è piaciuta molto bene comunque la scelta offensiva di Dybala e Douglas Costa, che hanno funzionato molto bene insieme, come appunto supporto Higuaín. Scelta molto buona per quella della difesa perché in effetti la difesa è stata ineccepibile, perfetta. Per difesa parlo di difensori, i tre difensori centrali, Buffon praticamente non ha mai avuto occasione di dimostrare il suo valore e questo dice lungo sul fatto che oggi ha funzionato tutto quanto bene. Ok, Messi non c'era, è entrato dopo, però è anche vero che come gli altri sono Suarez, Deulofeu, Paulinho, Iniesta, Busquets, cioè Rakitic, non sono giocatori insomma del Crotone o della SPAL e così via. Quindi bene così. Nota di merito per Benatia. Benatia che intanto quando ho sentito del discorso di Chiellini infortunato mi auspicavo insomma la presenza di Benatia insieme a Barzagli. Poi ovviamente ho ovviato questo discorso qua con la difesa 3, quindi l'ha messi tutti dentro. Devo dire tutti bene, ma soprattutto Benatia a ruota Barzagli e Rugani. Rugani che qualche volta si fa prendere un po' da paura e fa le cose di fretta, però oggi in effetti ha fatto bene, non ha avuto problemi, non ha fatto errori. Benatia però veramente eccezionale. A centrocampo mi è piaciuto veramente poco, forse il migliore è Khedira. Pjanic è ancora un po' sottotono, Cuadrado un po' svarionato e in alcuni momenti veramente mi ha fatto anche incavolare abbastanza in quella copertura difensiva in cui si era baltato sulla bene, insomma una cosa quasi quasi gol in quella situazione. È stato proprio bravo appunto Benatia a respingere il cross in mezzo di Digne. E infine abbiamo Alexandro che ancora non si è visto, è dall'inizio di agosto che è entrato il campionato che Alexandro non è pervenuto. E la cosa mi fa un po' riflettere, mi fa veramente dispiacere, perché Alessandro è il giocatore più forte, tra i più forti che avevamo scorso anno, quest'anno sta andando veramente in basso e non so perché. Gli spunti li ha, ma le gambe ci sono, ma fa anche degli errori un po' di, non lo so. Della sosta di Dybala molto bene, molto bene. Dybala mi sta recuperando veramente, oggi ha fatto una partita di carattere.
E al di là che sta per fare gol verso la fine, Gulia Sosta molto bene perché è la sorpresa dopo qualche dubbio su di lui, in quella posizione è stato a suo agio, è veramente molto bene. Mi è dispiaciuto per Higuaín che oggi ha confermato un po' quello che si dice su Higuaín in Champions League, cioè che Higuaín in Champions League è un giocatore diverso da quello in campionato. Ha fatto un set di partite ultimamente molto buone e quella di oggi no. Quella di oggi veramente no, non tanto per le occasioni, perché non è quello, ma per l'atteggiamento. Io vi vedo Higuaín con tutte le altre squadre, anche nelle altre partite in cui ha giocato male la squadra, ma lui bene, che pressa, che si muove, che oggi ho visto tanti errori tecnici negli stop, tante volte che sbuffava quando mancava un'azione, piuttosto una situazione di pressing, quel classico atteggiamento che ha avuto tante occasioni in cui vede che non riesce a fare una cosa e quindi un po' si demoralizza. Demoralizzato anche perché oggi Piqué, praticamente l'ha tenuta bada come l'ha andata, ma come anche lo scorso anno in cui abbiamo vinto, quindi certo, l'handicap di avere di fronte Piqué e non Moretti del Torino, diciamo che la situazione è differente, è abbastanza così. Beh, evidente, ecco. E detto questo, bene l'atteggiamento. Credo che oggi la partita si spiega così. Cioè, l'atteggiamento oggi ha funzionato, a Genova no. Oggi comunque un avversario importante davanti. E atteggiamento molto buono, che deve essere portato avanti anche contro il Crotone, perché non è perché sia il Crotone è partito col Barcellona per forza vincere col Crotone. Una cosa a portare avanti, spero che sia anche un punto di svolta, una svolta importante anche per quanto riguarda l'orientamento, che non è del gioco ma dell'atteggiamento, perché è la testa che fa la differenza. Guardate quello che è successo ieri, Siviglia-Liverpool, dopo si dice appunto che appunto, l'allenatore della Siviglia purtroppo ha un tumore maligno alla prostata, e l'Abbe ha appunto comunicato ai giocatori del Siviglia, ai suoi giocatori, nell'intervallo dopo il 3-0 momentaneo del Liverpool. Questi giocatori qua sono usciti, entrati in campo, e hanno fatto 3 gol, pareggiando 3-3. Quindi questa è la cosa importante. La testa influisce in tutti i modi, positivi e negativi, sul rendimento dei giocatori. Poi è chiaro che ci sono i diversi tassi tecnici, però qua parliamo di Juventus-Barcellona, di squadre di Champions League che sono di livello, anche Siviglia-Liverpool, che hanno una sola cosa che può fare la differenza tante volte, perché queste competizioni si giocano sulla testa, non tanto sulla reale effettiva bravura, in alcuni casi, e quindi fa la differenza. Quello è un caso estremo in cui c'è anche un dramma personale di una persona importante all'interno di uno spogliatoio, che è l'allenatore, in questo caso no, ma ovviamente Allegri ha saputo, secondo me, tenere a bada i giocatori, motivarli nel modo giusto, per una partita come quella di Genova, quella di oggi. Spero che sia un punto di partenza per avere quella svolta che tutti chiediamo. Oggi si deve giocare con la difesa 4, un 4-3-3, un 4-3-2-1, ne parlavano in tutti i modi. Non si è potuto fare perché ovviamente Allegri si è trovato senza Chiellini e ha voluto coprirsi così. E secondo me ha fatto benissimo. Oggi Allegri, la pareggiata, il merito di Allegri. Non perché abbia perso due punti, ma perché ne ha guadagnato uno, secondo me. Quindi oggi, dopo le critiche dell'ultima partita, giuste, secondo me, oggi è giusto fare i complimenti ad Allegri per questo punteggio, per questo risultato. E Allegri in queste partite qua c'è, e l'ha dimostrato in più volte, più occasioni negli scorsi anni. Quindi, bene così. Bravo Allegri anche nei cambi, poi chiaramente avrei voluto oggi Mandzukic, a differenza di altre volte, perché oggi Mandzukic avrebbe dovuto giocare al posto di Higuaín quando era un po' spento. Non è stato così perché ha voluto rinforzare bene il centrocampo con Matuidi, con Marchisio, con Bentancur, scelta buonissima perché a metà campo Messi iniziava a prendere palla davanti, quindi bisogna fermarlo, è stato fermato egregiamente nei 30 minuti giocati. Oggi di blackout alla fine possiamo parlare su di 25 minuti tra il 55esimo più o meno al 75-80esimo, quindi per il resto un bel minutaggio e comunque un blackout che non ha avuto risvolti negativi perché è stato un blackout più lieve rispetto a quello contro la Samp. Bene così ragazzi, ora però bisogna vincere l'ultima partita perché non voglio situazioni particolari, perché non si può mai aspettarci nulla dagli altri, da quello che fanno gli altri, perché non fanno i calcoli in base agli avversari più forti o più blasonati, ma in base a se stesso. Quindi bene così, continuiamo con questa condizione mentale che è quella giusta che ci porterà agli obiettivi della stagione. Come sempre forza Juve, ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà e niente, ciao! Paura!